Amici di Bracciami Ancora, siamo a Caserta, bellissima città della Campania, e ora ragazzi andiamo subito al ristorante per provare una carne strepitosa che non avete mai assaggiato prima in vita vostra. No, mica ci pensa proprio. A fa che? Che andiamo subito al ristorante, ma che fai, non mi ci porti a visitare la reggia di Caserta? Siamo a Caserta. Vuoi visitare la reggia certo. Di Caserta? Va bene, eccola là, andiamo. Tu c'hai questa fissazione che dobbiamo portare cultura nei video di Bracciami Ancora. Dai, cioè, stai a Caserta, guarda qua. Stai a Caserta, vai a mangiare il babà, fai a mangiare la mozzarella. Mica si può solo mangiare, si campa solo di mangiare nella vita. Questo lo dici te. Mica entriamo? Dai, sennò poi facciamo tardi. Volevi vedere la reggia di Caserta? Sì. Eccola qua. Ma tu mi dovevi accompagnare, me l'avevi promesso. Ma dentro? E certo. Ma non ci penso minimamente. No, vabbè, questo è impossibile, guarda, vado da sola, va. Ciao. Ciao. Vabbè, Paola è andata, ma io la conosco, tanto adesso ritorna. Non ci va da sola a visitare la reggia di Caserta, eccola qua, lo sapevo, dimmi. Dove vado da sola? Però non può essere sta cosa, prima o poi mi devi accompagnare da qualche parte. Andiamo al ristorante. Amici di Bracciami Ancora, se qualcuno vuole accompagnare Paola alla reggia di Caserta, si faccia avanti. Contattateci e ragazzi, si organizza. Ora, il motivo per cui io e Paola siamo venuti a Caserta è perché oggi vi facciamo assaggiare, o meglio assaggiamo insieme, una carne davvero unica. Un incrocio molto molto particolare tra il Wagyu e la Maremmana, figlio di un progetto molto molto interessante, quindi ascolteremo il progetto, ma soprattutto mangeremo questa carne che è un unicum nel panorama gastrocarnivoro mondiale. Hai capito? Ripeto, mondiale. Ristorante Dogana Golosa, Caserta San Leucio, siamo arrivati. Buongiorno, buongiorno. Ingresso del ristorante, ragazzi. Dogana Golosa, benvenuti. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Paola, allora, dimmi, questa Michele, è la cella dove stazionano i bistecconi. Guarda qua, direi che l'offerta è generosa. C'è. Direi. C'è. E indovina oggi quale ci mangiamo? Mi chiedo, essere onesta? Sì, onesta. Ma io lo so quella che ci mangiamo. Te la faccio vedere? Sì. Ok. Questa. Questa, ragazzi, non è una carne qualunque e adesso vi diciamo il perché. Classico momento, ragazzi, dove presentiamo il proprietario del locale e ci dice quello che andiamo a mangiare. Lei è Maddalena. Vecchia conoscenza di Bracciami Ancora, non è la prima volta che veniamo qua. No, siamo degli abitué, ok? Una volta l'anno caliamo a Caserta. Allora, Maddalena, andiamo subito al dunque. Che se mangiamo oggi? Che carne ci hai portato? È una novità assoluta. A livello? Mondiale. Mi piace quando esageri, lo sai? Mi piace. Mondiale. Perché? Allora, già il nome è Mare Maggio. Qui tu hai incrociato, non tu, no. L'allevatore che conosciamo, il Maggio. Non mangiamo solo. Maggio e Maremmana. Hai individuato sto piccolo allevatore e hai fatto in maniera tale che questa carne fosse solo in questo ristorante. Sì. Maddalena, tutta la carne che ci mangiamo proviene da questo animale, da questo mare maggio. Esatto. Fantastico, iniziamo? Esatto. Iniziamo. Dai. Paola, ma lo sai, io sono ultra mega curioso di vedere che esce fuori da un incrocio tra una maremmana e un wagyu, perché io due carni concettualmente più distanti non riesco a immaginarle. La maremmana tendenzialmente è magra, il wagyu è una carne che si caratterizza perché è ultra grassettosa, no? Michele, però io so una cosa importantissima. Che io non so, immagino. Sicuramente. Se lo dico, allora, la maremmana e la wagyu sono tra le due razze più antiche al mondo. Ah sì? Certo, quindi questi non solo hanno fatto un incrocio particolarissimo, inimmaginabile, ma hanno incrociato due razze ancestrali, primitive. Come sei studiata, guarda. Sono studiata, come, è vero? Come sei studiata te, non è studiato nessuno, sì. Ma come avrebbe detto Aronne Piperno, bello l'incrocio, bella la storia delle razze, bello tutto, ma com'è sta carne? Tocca magnalla. Ci tiri fuori il mare maggio e ce lo vogliamo vedere da vicino. Certo. Maddalena, da quant'è che frolla questo mare maggio? 30 novembre. Scura e brutta, già vi vedo, perché vi vedo, state dicendo questo. E questo è il tipico aspetto che hanno le carni frollate in dry aging. Questo è il famoso tappo, che se tu tocchi sembra una pietra, ma dietro questo tappo, come dico io, caro Michele, seguimi, c'è il paradiso e ora ve lo facciamo vedere. Dai Biagio, portaci nel paradiso, dai. Non lesinare a togliere il tappo, mi raccomando. No, vabbè. Molto interessante, guarda che colore intenso. Cioè, il colore è il rubino. Allora, mentre Biagio lavora e ci apre le porte del paradiso, voi dovete vedere la faccia di Maddalena che sta là e dice: fino con questo tappo, fino! È vero.
Biagio, oggi c'hai l'immunità di Braciami Ancora, puoi togliere un tappo per tre dita, okay. E non ti succede nulla, te lo assicuro. Non mi tocca Biagio, non mi tocca Biagio, eh. Tecnicamente, guarda, la frullatura è perfetta, si vede che la carne è bella compatta, asciutta. E guarda qua. Ci piace. Ci piace. E il colore è stupendo, un colore rubino. E la particolarità è che la maremmana è una carne che come caratteristica non è per nulla amarezzata all'interno. In questo caso le piccole venature di marezzatura vengono dall'incrocio con la vaga. Bello, assaggiamo? Io non vedo, assaggiamo. Assaggiamo, ma siccome noi siamo bravi, Paola, non assaggiamo da qui, ma assaggiamo da qui. Così. Un pezzetto così. Ma sì, così almeno Maddalena si rilassa, capito? Vado, guarda là. Savage proprio. Savage. Sembra quasi prosciutto crudo, sia dal colore, sapore neutro, buono, aromatico anche se vogliamo. Merita? Scatta il primo safaissimo della giornata. Ah, posso assaggiarlo pure io? Certo, Michele. Grazie, certo. Tagliamene un pezzetto, dai. Lo taglia, faccio così, dai. Come ho fatto io per me, faccio per te. Grazie. Allora. Ha personalità questa carne. E Maddalena, come diciamo noi youtuber fighi, questa carne da sola mi regge un intero video. Complimenti. Poi ci siete te e Paola, ha voglia qui ragazzi. Oggi. Ciao Michele, ciao, lasciami stare le camere. Oggi mi candido per l'Oscar, altro che. Abbiamo visto il lombo aperto da Biagio, ma Maddalena ci aveva preparato anche quest'altro bisteccone che proviene da un altro lombo, giusto? Sì. Perfetto. E eccolo qua, così lo possiamo vedere nella sua interezza. Questo è un mega tomahawk di Maremmaghiu, bello. Ci mangiamo anche questo, quindi? Esattamente. Fantastico. Ragazzi, abbiamo stravolto tutte le regole del ristorante. Abbiamo preteso che il bisteccone arrivasse prima. Poi se mangiamo tutto il resto, ma prima la bistecca. Mi sembra giusto, Michele, così finalmente ce la gustiamo con la fame, capito? Brava, esattamente. Paola, ma senti un po', vogliamo aspettare il cameriere o facciamo da noi? Beh Michele, dai, qua è un posto pure abbastanza, anche se poi allungheggia la mano, però. Il problema è che ci hanno messo la bistecca a circa 60 centimetri. Io già stavo così, guarda Michele, già stavo così. Allora, tu non lo puoi fare, tu perché sei una signora, perché sei una persona per di classe, di Maddalena, perché dai. Sei educata, lo faccio io. Ok. No, Biagio, dai, ti ringrazio, piglio questo. Che bello questo pappagallo simile ospedale, che ci stanno dentro i succhi di cottura. La povera Maddalena avrà studiato anni per mettere questo brichetto elegante al centro del tavolo con i meravigliosi succhi di cottura di questa bistecca. Arriva Michele e dice che è un pappagallo. No, sto scherzando, che ci dovrei fare con questa? Lo metto sopra? La caratteristica di questa carne, ragazzi, è che è molto succosa. Ha anche una masticabilità, diciamo, non importante, però la devi ciancicare, come dice Michele, ma nel momento in cui tu la mastichi, in bocca senti un'esplosione di liquidi, no? Quindi tutti quelli che sono i succhi propri della carne. La carne è molto saporita, nel caso della consistenza ha preso più dalla parte della maremmana, almeno questo per quanto riguarda questo taglio, che è la tomahawk. A me spetta, ragazzi, l'onore di mangiarmi la caramellina di grasso. Ce ne sta tanta di storia qua dentro. Quella che ci siamo appena mangiati, ragazzi, era un bisteccone di un Maremmaghiu di 43 mesi. Per ora, ragazzi, per ora la degustazione e la scoperta è molto, molto interessante. Vediamo come procede. Ragazzi, lui è Fulco, esatto. Ed è l'ideatore di questo progetto. Allora, Fulco, come fanno quelli seri? Ti metto il microfono. Lui si è inventato il Maremmaghiu. Da che nasce questa tua intuizione? Nasce dal fatto di due difficoltà degustative, sì. Ovvero la maremmana veniva vista come una carne troppo fibrosa per essere considerata buona,
Ma quando ho assaggiato un 100 grammi di Wagyu in un ristorante, tanto per provarlo, non sono riuscito ad andare oltre ai 30 grammi. Beh, quindi ci ho vuole, detto, allora forse è troppo grasso. A Fulco bisogna essere professionisti per mangiarsi 100 grammi di Wagyu. Okay? Senza ombra di dubbio. Okay? E ce ne so pochi, insomma. Però concordo con te, quindi hai detto, sai che c'è? Io l'incrocio. Sai che c'è? L'incrocio. Sì. E quindi per renderla più puro possibile l'incrocio, ho preso due esemplari purissimi, uno dal Giappone, uno ce l'avevamo in loco. Sì. E quindi abbiamo deciso di incrociare la purezza della maremmana con la purezza della Wagyu, quindi bene, le due estremizzazioni. Bene, ok, ovviamente c'è pochissimi capi perché è un progetto molto 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 tanto che piccolino, doveva no? partire per vedere se incontrava il gusto okay. delle persone, perché essendo impegnativo sia dal punto di vista economico dell'allevamento che dell'acquisto, ma credo che sia un'esperienza che quindi meno si possa fare durante l'anno e anche giusto. Il prezzo viene sempre buono. Allora ragazzi, guardate, nelle bretelle c'ha la lumachina, nella cravatta c'ha il cinghiale, nelle mutande che ci avrà il Wagyu, la maremmana, chi lo sa. Grazie mille. Ok, ciao. Lasciamo... Biagio, caro, che ci hai portato? Allora, abbiamo una tartelletta di pasta fillo, aromatizzato sì. con miele di castagno e curcuma, una tartare di mare Wagyu condita con angostura, salsa di soia e olio extravergine, sopra una maionese al pecorino e aglio, una mora e dello zenzero marinato all'olio di semi di sesamo. Qua che ci so? Sei semplici cannellini. Questi se mangiano, no, però. Ok, non perfetto. No, nel dubbio chiedo, grazie. Secondo me va mangiato così. Il tipico rumore della pasta fillo. Mm-hmm. Buona, equilibrata. La paura mia è che quando metti troppi ingredienti sopra la carne cruda, copri la carne cruda. Vediamo. Posso dire? Ci sta. 10 volte torno, 10 volte le riprendo. Lezione di geografia, professoressa Paola. No, Michele. Fai vedere alla lavagna no. da dove arriva la maremmana e da dove arriva il Wagyu. Dai, dai, così lo facciamo vedere. Non possono dire che non c'è cultura e braciami ancora. Devi essere capace a unire la maremmana e il Wagyu. Ce la fai a unirlo? Qua. Devi unirlo in un unico abbraccio, dai. Come faccio? Sali sulla sedia. Ma non salgo sulla sedia, Michele, ma salici tu sulla sedia, vai. Vi faccio vedere che qui dobbiamo fare cultura. La maremmana arriva da qua, ok? Il Wagyu arriva da qua. State a capire? Per farvi intendere che cosa stanno unendo con questo incrocio. Capito? Sì? Ok. Ci vediamo alla prossima lezione. Prossima lezione anatomia, facciamo anatomia. Scusa Maddalena, potresti venire un attimo? Potresti raggiungerci? Abbiamo una nuova definizione per il ristorante di Maddalena. La tua steakhouse cos'è? Una? Unconventional steakhouse. Solo per questo, ragazzi, dovete venire da Maddalena. Perché ce lo ridici? È una? Unconventional steakhouse. Mamma mia, grazie. Chef, che ci hai portato? Una polpettina di mare Wagyu su crema di cavolo nero, dal cuore forte la polpettina, impanata nel pane panko. Grazie. Una bella ripassata nel cavolo nero. Un pizzico di peperoncino e poi sarebbe stato un safaissimo così. Vado a cercare il peperoncino. Okay. Ah, me l'hai trovato. Bene, bene, bene. Chi è? Vado, provo? Vai, vai! Safaissimo! Risottino allo zafferano di Grosseto con mantecato con midollo di ossobuco di mare Wagyu e la stessa carne dell'ossobuco viene stata cotta prima a bassa temperatura e poi saltata in padella con degli aromi. Abbiaggio, sei un grande, grazie! Assaggio, Michele? Beh, se lo vuoi rimanere a guardare, fai pure, insomma. Una cosa, un appunto devo farlo, è così forte il sapore della carne, perché c'è anche il midollo che è presente, si sa di carne. Lo zafferano va proprio a perdersi. Il midollo si sente! Se vi piacciono i risotti, vi consiglio di venire qua e provarlo, perché merita. Ha ragione Paola, lo zafferano Porello mi va in seconda, terza fila. E intanto ragazzi sono arrivate le mafaldine al ragù di mare Wagyu. Ragù di mare Wagyu. Sarà massa omaggio? No. Allora ragazzi, qua dentro c'è tutta la Campania. Lo dico in breve.
è inutile a dire, la Campania, Napoli, Caserta, tutta la Campania, tutta, hanno il ragù nel sangue e qua c'è è raccolto tutta l'essenza, la quintessenza di un ragù, sapido, saporito, cottura lunga. E poi un'altra cosa, fare una pasta al dente sembra una fesseria, non è vero? Questa è fatta al dente giusta. Tu dici, ma perché? Ora soffa al dente. No, non è vero. Venite in Campania e la pasta al dente la sanno fa. Sì, ma il ragù di Mare Maggio ci sta bene? Voglia, Michele, ci sta benissimo. Ci sta benissimo. Paola, sono saltati tutti gli schemi. Sta arrivando l'universo mondo. Qui tocca tirare fuori le palle e far vedere che siamo dei veri professionisti. Michele, io pensavo che altri tre piatti avevamo finito. Ma di che? Maddalena ci ha aggiunti altri quattro. Cioè, a me non ce la posso fare. Ce la dobbiamo fare. Ce la faremo. Io. Loro lo vogliono. Loro vogliono che assaggiamo tutto. Yuhu. Poi ci ricoverano, però quello non ve lo famo vedere. Allora, chef, che ci hai portato? Genovese. Ah, lo sai che questo è uno tra i miei piatti preferiti? Ah, sì? Classica genovese. L'unica cosa che abbiamo sostituito è la carne. Non è una carne locale, quindi campana, ma è la Mare Wagyu. Savissimo. Buona. Anzi, no. Mortacci quanto è buona. Ragazzi, dunque, gli ultimi piatti sono venuti senza audio perché ho erroneamente mosso il microfono. Chiedo scusa. Non mi era mai successo che mi saltasse l'audio durante un video, ma ragazzi, dai oggi e dai domani. Oh, è arrivato il bisteccone, ragazzi. Dai, 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 dai. Eccolo qua. Caro Biagio, ce lo tagli? E dai. Grazie Biagio, dacci il pezzetto che fa più mu di tutti. Olè. Direi non male, no? No, non male, la cottura l'ha rispettata. E adesso io direi di assaggiare prima in purezza. Questa è una costata. È più morbida dell'altra, succosa. Beh, per me questa costata è spettacolare. Questo invece è un animale di 20 mesi che è stato frullato con il metodo classico, quindi all'interno della cella classica. Prima di addentare quest'osso, ragazzi, abbiamo anche provato l'hamburger di Mare Maggio, strepitoso, e strepitose erano le salsette d'accompagno. Però mi sono fatto mettere da parte l'ossetto di questo Mare Maggio perché secondo me, ragazzi, la carne è meglio, sta qua. Mortacci, quanto è buona! La maremmana ha reso più democratica e nazionale popolare il vaglio ha reso un pochino meno rustico la maremmana. Bellissimo incrocio. Maddalena, grazie per l'esperienza meravigliosa nella tua Unconventional Steakhouse. Bene ragazzi, il video termina qua, la nostra esperienza da Dogana Golosa termina qua. Siamo stati bene. L'incrocio di Mare Maggio, Paola, direi credibilissimo. Sì, è vincente. Vincente. In questo video, ragazzi, non avete visto i prezzi, non vi abbiamo detto quanto abbiamo pagato, per un semplice motivo, perché questa era un'anteprima riservata a noi e altri pochi intimi. Nelle prossime settimane, quando il video sarà pubblicato, sicuramente troverete questo menù con delle variazioni, secondo me, perché stanno ancora studiando bene la formula giusta, e potrete venire a degustarlo qui alla Dogana Golosa. Quindi noi in questo momento non sappiamo quanto pagherete, questo va detto per onestà intellettuale, ragazzi. Allora, il video termina qua, noi vi salutiamo, un abbraccio, che l'abbraccio sia con voi, e Paola, tornerai a fare video con me? Sì, va bene. Oh, così ci piace. Ciao ragazzi, al prossimo video.